Alice Caioli, benvenuta. Ciao, o Alice ciao. Basta preferisci? Ah, è uguale. Alice. Alice Basta o Alice Caioli è uguale. Ma Alice, Alice, allora innanzitutto la domanda: acque dolci adesso è tutta sintonizzata su Radio Z? Ma certo, 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 certo. Ovvio, ovvio. Ciao a tutta la Sicilia, un bacio a tutti quanti. Questa giovanissima ragazza, praticamente hai toccato proprio con i piedi, si può dire così, i palchi più importanti, da Io Canto, X Factor, ora Sanremo, finalmente. Per dire chi la dura la vince. Esatto. Come la vivi? Come la stai vivendo? La sto vivendo con la spensieratezza dei miei 22 anni, che è giusto. Come si scrivono 22, Valeria? Non me lo ricordo più da tanto. Bene. Tu da 22 anni non te lo ricordi. Senti, Alice, una domanda che non ti avrà fatto nessuno sicuramente in questi giorni. Hai paura di salire su questo palco? Ma da morire, ma sarei ipocrita a dire il contrario. Brava. Però sono felice di salirci e cercherò di avere adrenalina piuttosto che ansia e farò bene. Spero di far bene. E allora, il tuo brano si chiama Specchi Rossi, sì. È assolutamente, fortemente autobiografico. Molto. Perché racconta comunque di questo rapporto un po' difficile, comunque forse anche quasi inesistente, col tuo papà. Sì, dopo il divorzio. Dopo il divorzio dei miei genitori, sì, io non ho avuto un buon rapporto con mio padre per tutta l'adolescenza. Ho sofferto molto per questo. Ho sbagliato tanto per questo. Quindi Specchi Rotti è un invito verso tutti quei ragazzi che per cercare di attirare l'attenzione dei genitori spesso si imbattono in strade sbagliate. È un invito a volersi più bene e a cercare di tirarsi fuori dai casini. Bene, vedo che in questa generazione padri presenti in tutte le famiglie. Ringraziamo i padri perché no, poi vabbè, non è... No, perché cioè, anche il mago di prima ci ha detto questa cosa. Comunque è una cosa normalissima, però, benvenuta del club. Però sì, diciamo che comunque se la musica aiuta anche a superarlo, molto, ben venga. Terapeutica. E allora siamo Specchi Rotti. Alice, che effetto ti fa sentirti strano in radio? È strano, però è bello, è bellissimo. È strano perché? No, è strano perché è ciò che ho sempre sognato da quando... Certo, quando vedi realizzare un sogno. No, stava dicendo da quando sono bambina, che adesso è una vecchia, cioè no. 22 anni. Tra l'altro stavo guardando la bellezza di Alice Caioli, mi ricorda un po' lo stile di Nina Zilli, la nostra curiosità. Ovviamente raccontaci il tuo look, i colori. Sarò vestito un giorno di bianco e un giorno di nero. Un po' per fare... Un giorno di nero ci piace tantissimo. Nero. Bella la nostra siciliana. Un po' come il tuo umore, ci raccontavi. Sì, è un po' come il mio umore. Io vado un po' in base al tempo. Sì. Allora, oggi sono un po' Sei meteoropatica? Sì. Ah, ecco, sì. Perfetto. Come il 97% delle donne. Per certo. Benissimo. Certo, ovviamente. Però dai, insomma, poi la sera l'umore cambia perché c'è l'adrenalina, c'è l'emozione, c'è un pochino d'ansia, di paura, ci sta. Qual è il rito scaramantico prima di salire sul palco? Ma io non sono scaramantica. Si chiama Specchi Rotti la canzone, come faccio ad essere scaramantica? Assolutamente, ha ragione. Ma tra l'altro ti piacerebbe toglierti il pensiero e quindi cantare subito mercoledì oppure guardare, studiare e poi esibirti giovedì? Non so se essere più masochista o istantanea nell'andare a cantare subito. Forse togliermi il dente subito. Ma subito, meglio, subito. Occhi addosso, subito levarsi immediatamente. Il dente. Perché ricordiamo che comunque l'ordine e anche chi canterà mercoledì e chi giovedì tra le nuove proposte in realtà si saprà domani mattina. Sì, certo. Vedi? Certo. Vedi che sofferenza. Arrivato prima il Giordano. Vabbè, però intanto ci godiamo anche tutto questo, la calca, la gente, le foto, come la vivi? Star. La vivo bene, mi sento normale, cioè continuo a sentirmi normale. Che meraviglia sta ragazza, guarda, ragazzi. Ci riporta con i piedi per terra. Sì, ci riporta alla terra del sud che ci ama, che amiamo tanto. Ancora pochissimi secondi, Alice Caioli, perché uscirà il tuo disco, raccontiamo. Uscirà il mio disco subito dopo Sanremo, che si chiama Nego, Fingo, Mento. E dopo Eat, Pray and Love, Nego, Fingo e Mento. Perché, velocemente, perché questo titolo? È un po' quello che succede nella vita, fingiamo di essere quello che non siamo, perché dobbiamo, perché vogliamo, neghiamo e mentiamo a noi stessi e agli altri. Ma quanti anni di psicanalisi hanno fatto questi ragazzi giovani per arrivare così forbiti su questo palco, in queste interviste che sanno tutto? E poi tra l'altro vorrei dire anche una cosa: se Mudimbi ci ha lasciato la spilla e la bacchetta, e qui siamo nella femminilità piena, perché la meravigliosa Alice Caioli con Specchi Rotti ci ha lasciato il rossetto che l'ha rubato alla Panicucci. Ma dite cos'è davvero? No, il rossetto penna. È una penna, quindi lei penna. Molto furba, la teniamo nella borsetta, ci serve. Cos'è? Allora, cara Alice Caioli, questo me l'hai rubato a mattino 5 l'altro giorno quando sei venuta ospite. Se fai i rossetti con le penne incorporate, semplicemente
chiamate per fare gli autografi, sei molto scorretta, va bene, col va cuore, bene, grazie. Col cuore, col cuore. Alice, salutiamo, noi ovviamente ti facciamo il più grande immenso in bocca al lupo. Grazie. Posso dirlo? Vai. Merda. Grazie. Sì, cioè, lo nel diciamo. Senso di in bocca al lupo. Grazie. Merda, merda, merda. 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 Ciao, merda. Ciao, merda. E mi raccomando, c'è anche il voto e della Sicilia, questo non si smentisce mai, ragazzi. Non dimenticatevi di me. Assolutamente. Esatto. In bocca al lupo, Alice. Grazie. In bocca al lupo.